Ha riportato alla memoria le immagini di precisamente un mese fa, 17 febbraio, quando Draghi pronunciò le sue prime parole in Parlamento. Un mese dopo, Pietro Senaldi, questa discontinuità, al netto che c'è un nuovo governo, una nuova maggioranza, c'è o ci fa? Qualcosa c'è, vediamo che Draghi parla italiano e dall'inizio, no, dai titoli dell'inizio, Di Maio è migliorato molto sull'inglese. Ecco, abbiamo saputo cosa serve andare in Parlamento, a imparare l'inglese. Detto questo, io credo che un po' lui ci stia provando, ha cambiato tutti gli uomini sostanzialmente, e un mese non è tantissimo per rivoluzionare un paese, come abbiamo visto Letta, e sarebbe come dire, lui è stato eletto e subito il giorno dopo gli hanno piantato il casino, chiamiamolo così, di Gualtieri, allora non c'è discontinuità e sarebbe un giudizio un po' prematuro. Certo. Bisogna vedere. Secondo me lui comunque ha fatto delle scelte molto molto importanti, deve imparare, secondo me, essendo un tecnico e quindi non è legato al consenso, a farsi meno condizionare dalla politica. I suoi collaboratori deboli sono quelli che gli ha imposto la politica, non a caso. Maria Teresa Meli.